Buon pomeriggio amici ascoltatori che ci seguite sulle frequenze di Monte Biasconi TV. Ultime battute prima di dare la voce alle urne e ai responsi. A quello che sarà domenica prossima 5 giugno, lo ricordiamo, si voterà dalle 7 alle 23 e speriamo che la partecipazione sia alta per decidere chi sarà il futuro sindaco di Monte Biasconi. Intanto un piccolo dato prima di dare la parola al collega Pietro Brigliozzi. La scorsa settimana la trasmissione che ha visto protagonisti, i candidati a sindaco sono stati quasi 3.000 spettatori. Pietro? Sì, questo ci conforta e ci consola e significa che la televisione prende piede e l'interesse cresce tra la gente. Comunque noi di questo siamo lieti, ringraziamo chi ha visto la televisione, speriamo di offrirvi sempre cose migliori. Intanto oggi, visto che i 5 sindaci erano qui la settimana scorsa, hanno presentato i loro programmi, hanno presentato le loro idee, in questa settimana noi abbiamo raccolto gli humus della piazza, il famoso serpentone saettone, gira sempre, filtra, ode, sente, ascolta e riferisce, e mi pare che oggi possiamo fare un resumé in prospettiva di, quindi cedo subito la parola al signore che sta qui a casa. Cede la parola, dai, chi ecco, vuole intervenire. La cominciamo piazza, a cosa succede sulla piazza. Cosa succede sulla piazza? Beh, abbiamo visto che dopo la trasmissione che i sindaci si sono presentati e loro hanno, diciamo, presentato il loro programma, c'è stato, diciamo, molto dibattito nella piazza. Abbiamo assistito anche tra di noi nelle piazze, abbiamo cercato di capire quali erano i programmi, se c'era anche fattibilità nei programmi delle altre posizioni politiche. E vorrei aggiungere anche, se me lo permettete, un fatto increscioso che ci è successo. A proposito, siccome alcuni candidati, giustamente nella loro campagna elettorale, hanno inviato dei messaggi alle famiglie, hanno inviato lettere, sembra che però in questo caso o in questo modo ci sia stato un disguido. Vorrei leggere il programma, poiché noi avevamo creato 2.000 lettere, diciamo, che andavano indirizzate ai capi famiglia di Monte Biasconi. Avevamo cercato di inviare 2.000 lettere e le avevamo inviate tramite Poste Italiane. Però a quanto pare queste lettere sono state, secondo noi, non recapitate o addirittura c'è stato un boicottaggio. Ma di questo avete una certezza? Noi adesso abbiamo tutto in mano all'avvocato e quindi noi abbiamo inviato queste lettere e potete vedere benissimo che c'è il logo di noi con Salvini. Quindi noi, dopo aver inviato queste 2.000 lettere, pensiamo che siano state boicottate, la spedizione non sia mai stata... Sicuramente ci sarà un'indagine su questo. Abbiamo tutto in mano dell'avvocato, quindi da parte di Poste Italiane sicuramente non lasceranno nulla di intentato per capire tanto che cosa è successo a questi. Diciamo che hanno così boicottato la nostra presentazione del programma e le famiglie di Monte Biasconi. Sulla piazza ci sono state tante discorsi. Il programma di quello non è fattibile, il programma dell'altro è troppo, diciamo, troppo ricopiato all'altro programma. Apparentemente discussioni poi si sono aperte. Si sono aperte perché diciamo che i programmi, tante cose sui programmi, secondo me, non sono fattibili, sono un po' fuori dell'altro mondo. Insomma. Quali, per esempio, Alberto? Ma prendiamo per esempio un programma che sta sul melograno, fatto da, presentato da Paolini per quanto riguarda il lago, porti un porto, diciamo, marziano, perché cioè, sono cose fuori dell'altro mondo, cioè, diciamo che dice ci sono i soldi per farli, ma lì devono intervenire gli Emirati Arabi, perché se no, altrimenti non credo che siano fattibili. Insomma. Penso che qualcuno di voi abbia visto, diciamo, la presentazione del porto anche su Facebook, su internet, sono state pubblicate delle foto. Effettivamente sembra una cosa, un porto futuristico. Però vi posso assicurare che il progetto è fattibile e i soldi possono essere
rimediati, si possono intercettare i soldi per fare questa costruzione. Naturalmente quello che voi vedete nella foto non è il porto finito, cioè molte angolature del porto. Abbiamo capito questo argomento e vediamo che è molto vivo. Vittorio, qualche altra idea che corre sulla piazza? Io credo di avere un'età veneranda per determinare che i programmi alla fine si somigliano un po' tutti. Io potrei citare un aneddoto nel 1985 quando fui eletto al Consiglio Comunale di Monterescone. Mi astenni sul programma della Democrazia Cristiana motivando la mia astensione e dicendo che il programma della DC non era altro che la fotocopia del nostro programma, anzi il nostro era molto più ampio. Qualcuno all'interno del mio partito, anche se ero indipendente, mi dissero che avevo preso un'insolazione visto che eravamo nel mese di luglio, per cui io questo lascerei il tempo che trova. Beh, a parte che bisogna dire pure una cosa, noi stiamo parlando di una realtà locale, quindi è chiaro che i problemi sono quelli che sono e chiaramente ogni forza politica cerca di andare a colmare quelle lacune in quella maniera. Certo, ma più che denigrare i programmi dell'avversario, ogni parte politica dovrebbe insistere sull'attuazione del proprio programma, convincendo la cittadinanza che quel programma nell'arco dei 5 anni può realizzarsi. Qui non, adesso al di là delle battute che possono circolare sul porto del lago, ci sono altre problematiche da affrontare sull'agricoltura, sul turismo, che i sindaci hanno ben evidenziato. Credo è che una parte importante, esatto, è quella del turismo. L'aspetto turistico e lo sviluppo dell'agricolo è stato il punto convergente di tutti e 5 i componenti sindaci. Poi dopo, se ognuno vuol dare il suo ritocco in più per abbellire il paese, come disse Paolini, che abbiamo una bella donna però un po' spettinata, con la gonna un po' trasandata, col tacco... Paolini intendeva che il paese in questi 5 anni è stato trascurato, non è, in 2 settimane sembra restaurato. Non è ironia la mia, cioè, la mia era una conseguenza. Noi in 2 settimane abbiamo asfaltato quasi l'intera superficie delle strade di Montefiascone. Beh, figuriamoci se sotto gli occhi l'asfalto elettorale, diciamo. Figuriamoci se avevamo iniziato 2 anni fa a fare dei lavori, oggi eravamo a Las Vegas. Sì, e comunque su sto fatto del però turismo. Si dimentica una cosa, che i soldi delle strade non è che sono stati presi adesso per le elezioni, venivano da lontano. Cioè, voglio dire, ci sono delle priorità, no? Se un sindaco voleva fare... Però la lettera non è stata recapitata oggi, i soldi sono arrivati, possiamo... giusto, precisi, per l'aspettatore. Però sono due argomenti che proprio non collimano, non c'hanno nessun... Che vuol dire? Che è il sindaco... No, non credo che sia stato il sindaco a fare una cosa del genere. Sembrerebbe... al di là di questo... Alla fine non credo che poi sia mancato recapito delle lettere che faranno cambiare idea al cittadino. Ormai credo che, qualche come diceva Cesare, il dato è tratto. Qualche sgambetto viene sempre fatto in campagna elettorale. Vogliamoci due piccoli episodi stupidi. Ho visto qualcuno di qualche lista che dice tu barra il mio simbolo e poi vota le preferenze che ti a destra. Beh, questa è una da cosa un'altra parte, no? Cioè significa io sono candidato con la lista X. Appunto, tu sei candidato con la lista X, perché ci stanno certi personaggi, dai le preferenze. Appunto, perché ci stanno certi personaggi, bisogna... le preferenze vanno a Ramengo. Ecco, questo appunto perché stanno certi personaggi, bisognerebbe proprio indicare come viene fatta la votazione. Certo, sì, beh, i nostri cittadini ormai questo pezzo della lettera non che non è peregrino quello che dice, perché il cittadino deve sapere che le preferenze vanno messe all'interno dello spazio riservato alla lista, barrando il simbolo della lista per cui si vota. Sì. Per cui se uno vota delle preferenze al di fuori di quella lista che lui ama, che lui vorrebbe votare, che lui desidera votare, quelle preferenze sono nulle. Sì. Ma non è nullo il voto alla lista. Sì, ma infatti ingenuamente si trova a aver votato una lista per cui non avrebbe mai votato. Queste sono piccole furberie. Sì, infatti su questo... che dovrebbero essere evitati in campagna elettorale. Su questo, Dario, su questo lato che giustamente lui ha messo bene in evidenza è quello che sta succedendo sulla piazza, caro Peppe, perché c'è una voce molto insistente, ecco, e mo chiedo a voi di suffragarlo bene, su una forza politica che sta lavorando affinché un'altra forza politica vinca. Cioè c'è una forza... uno dei sindaci che si è presentato che stia lavorando a folle affinché il suo mancato lavoro positivo vada a favore di un'altra lista e sembra che questo sia anche uno scambio fatto e avvenuto già 5 anni fa,
quando all'epoca per le elezioni di Danti ci fu la coda della PD che votò a favore di Danti. Sembra che oggi ci sia un'altra coda che sta arrivando per votare Cimarello. Chiarisci un attimo, perché sulla piazza sta correndo questa voce insistentemente. No, io l'ho sentita addirittura un'altra, visto che parli di umori di piazza, che qualcuno va spendendo in giro la voce che ma non lo votate, bella canzone, tanto bella canzone, che poi si ritira, non c'ha nessun interesse. Io lo trovo scandalosa una cosa del genere, perché carpire la buona fede di persone umili che vanno a votare con tranquillità e serenità, lasciando perdere per chi votano, se votano Cimarello, Paolini, 5 Stelle o quanto altro, non ha nessuna importanza. L'elettore, secondo me, dal partito che lui ama, intende avere chiarezza. Io non entrerei mai in una casa col sotterfugio, con l'intoppo, con la possibilità di poter carpire un voto. Tutto il più dice, io tengo per questo candidato. Se tu hai la volontà di votare questa lista, io addirittura ho anche queste due preferenze, due, tre, una, se votami questa, poi no, a Montenascolo ormai è un paesotto, però alla fine si riesce a conoscersi tutti. La gente è molto disponibile, ti fa entrare dentro casa, anzi qualcuno è anche dispiaciuto se non lo vai a trovare, dice come? Sono venuti quelli dalla lista avversa e da me non si è visto nessuno. Per cui se si mantenesse questo rapporto di chiarezza, di semplicità e di onestà, sarebbe anche meglio. L'accusa tanto che ha fatto Leonardi sul giornale sul fatto che ci siano dei dipendenti comunali che remano pro a favore di un candidato dall'altro. Guardate, questa è una storia che io sento dal 1985, quando addirittura si diceva che l'allora Democrazia Cristiana si faceva fare la campagna elettorale dai vari capi gruppi, c'erano i capi uffici, da qualcuno che aveva un pochino di più di influenza all'interno del comune. Oggi la gente ha raggiunto un'idea politica talmente limpida, talmente netta che non capisce. Su questo argomento penso che la cosa sia a tutti nota. Mi pare che il discorso della piazza verta anche su quello che è il sistema diciamo di governo di Montefiascone, no? Il famoso tango delle poltrone per gli incarichi comunali, che c'è un continuo barzellare perché magari si deve accontentare l'uno o l'altro, eccetera. Mi pare che anche su questo, sulla piazza, si stia parlando. Ma ti riferisci ai futuri assessori? Sì, no, ma anche quelli che ci sono, che si sta fare all'interno degli amministratori. Ma io all'interno degli amministratori del comune non sento, credo che cambierà molto vincendo l'una o l'altra, perché quelli hanno dei diritti acquisiti ormai, mi sembra quasi assurdo stravolgere. Poi sai, c'è sempre la possibilità comunque davanti a un danno presunto di ricorrere al giudice, no, per motivi di certo. Per cui io invece, ecco, desidererei, dato che stiamo andando velocemente verso la fine, oggi stavo leggendo il fondo di un quotidiano dove si diceva che addirittura in modo molto perentorio, secco, quasi cinico, cioè andate a votare per non cambiare nulla, perché intanto, dice, le casse dei comuni, da quelli più grandi a quelli più piccoli, sono tutti vuoti. Insomma, perché secondo voi il cittadino deve andare a votare? Ma il cittadino deve andare a votare anche perché è un diritto e un dovere, perché se uno non va a votare dice tanto se va a votare resta qui così com'è, ma se non vai a votare resta uguale com'è, perché se tu non esprimi il tuo voto, il tuo giudizio, la tua idea, non cambierà assolutamente niente. Dobbiamo dare la speranza a tutti i cittadini di poter votare e di cercare dei candidati che li rappresentino. Ma sulla piazza cambiare, che humus c'è, cioè dalle chiacchiere della piazza
si riesce a capire un pochino se ci sarà veramente un'affluenza oppure... Ho avuto occasione di girare nelle frazioni e nel centro e ho raccolto lo scontento di molti cittadini e molti mi hanno anche risposto: noi non andremo a votare perché sono tutti uguali, non cambia per niente. Io ho cercato di mostrare il nostro programma e le nostre ragioni, ma ho anche notato che la gente, molti, hanno paura di lasciare le abitazioni per andare a votare, perché diciamo in questi 5 anni c'è stato un degrado del paese a livello della sicurezza, che anche le persone hanno paura di uscire dalle case. A questo punto loro dovrebbero uscire meno per non far spesa. Però io volevo dire un'altra cosa su questo. Anche stamattina mi è successo, nonostante il tempo inclemente, quindi non è che fuori ci stia tanto bene, delle persone fermi davanti ai tabelloni elettorali e a vedere i nomi, qualcuno scorreva col ditino. Quindi questa affluenza, secondo l'umore della piazza, sarà notevole oppure forse ci sarà un ulteriore calo a quella... Tutto concentrato in un giorno, speriamo che tutti abbiano la possibilità di andare a votare. È un impegno anche i cittadini si devono assumere. Sì, sentiamo Alberto. Tanta gente pure, vedendo i nuovi candidati, cioè, sei un po' restia perché sono persone, ha detto, dice, questo ho mai visto, quest'altro non l'ho visto mai, io devo dar voto a questo, poi dice, non so che poi quando in ultimo... Dice che farà, perché è vero che ci deve essere ricambio, ci deve essere gente nuova, però le persone, specialmente persone anziane così, purtroppo ancora ci hanno... Vorrebbero un ricambio con l'esperienza. Le vedute un po' particolari, perché vorrebbero sì il ricambio, ma come hai detto tu, con una certa esperienza. Con una certa perché esperienza. Dice questo non so che fa, magari vedono libero professionista, dice poi si va sul comune... Ecco, e questo è un altro... È un altro tasto sul quale dobbiamo insistere. Vorrei sentire per un attimo Vittorio, daresti ragione a quell'articolista che ha fatto quel punto, dice si cambia poco perché tanto le casse sono vuote. Vabbè, questo è quasi no, riprendendo il famoso classico leopardesco del Giuseppe di Lampedusa, il Gattopardo, che diceva cambiare tutto perché non cambi nulla. Certo, c'è una difficoltà oggettiva dei sindaci ad amministrare, c'è perché i finanziamenti da parte degli enti territoriali superiori, tipo regione, lasciamo perdere le province che non dovrebbero, dico non dovrebbero esistere più, non ci sono. Però per tornare al problema del voto, l'assenteista secondo me, quando inizia un discorso in un dibattito politico, dal bar allo stadio, ha sempre torto. Colui il quale non è andato a votare, per me ha sempre torto per chiunque voti. Se tu veramente hai una coscienza civica, ma il momento in cui il cittadino conta è in quel momento, quando entra dentro l'urna ed esprime volontariamente e liberamente un voto. Certo, la politica mica ha fatto tanto per incoraggiare questo tipo di comportamento, perché adesso nel 2009, quando vinse la lista Danti, questi presero 5.700 voti, nell'arco dei 10 mesi se ne sono bruciati tutti, per cui un cittadino dice, ma io vado a votare, voto una certa lista, gli do fiducia, gli ho dato fiducia, e poi questi disfano in un attimo quello che io magari ho cercato di costruire andando a votare, portando, convincendo la moglie, i figli ad andare a votare. E questo è un problema che non credo che sia quasi più in ambito sociologico da poter risolvere che in ambito politico. Certo, ripeto, la politica non ha dato una grande e bella... Ma nel nostro paese pensate che questo discorso, diciamo che poi è fondamentale, effettivamente abbia un peso, cioè sulla piazza si sente questa diffidenza oppure questa, diciamo, ingenuità oppure indecisione che tanta gente... Montefiascone all'ultima elezione politiche, scusate, comunali, ha votato il 79,91%, 11.020 diritto al voto, 8.700 circa hanno votato, di questi il 79,91% ha risposto e è andato a votare. Urne. E io quest'anno potrebbe esserci un calo, ma che sia che è fisiologico, dovuto appunto al fatto che si vota in un giorno solo, per cui la gente magari presa da altri impegni, dal ponte, che se ne dica, rinuncia. Però le elezioni comunali di solito inducono più la gente ad andare alle urne, perché poi pensano che il loro voto, giusto o non giusto, possa riuscire a cambiare qualcosa nel proprio territorio, quantomeno. Quindi rimaniamo che sicuramente... avremo una percentuale di votanti accettabile, insomma, ecco, io credo di sì. Dalla piazza almeno sicuramente sì, perché poi la gente
dice sempre io non vado non, a non votare, ci vado io e poi alla fine ci... quando è lì la gente vota perché per, specialmente per il paese, per esprimere la loro idea, penso che anche la gente credo che la volontà di esprimere cinque liste, insomma, non poi alla fine è una novità per il nostro comune. Oltre che sia una passione politica, sì, ma è proprio di voler fare qualcosa adesso, indipendentemente dalla simpatia o meno che possiamo avere per tutte le liste o per ciascuna lista, però insomma è vero pure che con cinque liste credo ci sarà una dispersione di voti e chi vincerà non vincerà certo con un numero insomma di voti che faccia insomma penso che quest'anno la vittoria sarà con qualche centinaio di voti di differenza tra l'uno e l'altro. Ecco, quello hai aperto un problema. Allora cominciamo a dire insomma chi saranno i Achille ed Ettore, chi saranno gli Achille ed Ettore? Come si sente sulla piazza e come si vede, penso che Achille ed Ettore saranno l'attuale sindaco uscente con la lista Melograno, insomma. La lista Paolini. Ma in effetti io rimango meravigliato perché una delle tante lettere, questa è arrivata, una delle tante lettere di un candidato. Bisogna vedere se l'aveva inviato o impostato a mano. No, questo è stato impostato a mano. Ecco. E onestamente io ho letto questa lettera e di programma qui non ci ho trovato assolutamente nulla. Non so, cioè questi candidati, ve ne leggo una frase, ma perché la trovo proprio, è fondamentale ritrovare la fiducia nel futuro e fare in modo che questo sia portatore di valide opportunità per i nostri figli. Ecco perché sono certo che il turismo a Montefiascone possa dare delle risposte concrete. Cioè sì, questa frase. Onestamente, scusate, secondo voi se noi dovremmo dare un giudizio su questo tipo di programma, che ne pensate? Guarda, è una cosa un po' varia, insomma. Ma io conosco il personaggio e posso dire che sì, anche sì, è una persona valida per quanto riguarda il turismo. E di contro ce n'è un'altra, sempre questa ricapitata a mano, ecco, è bianca quindi non si vede. E qui invece insomma un po' di programma c'è, dice abbiamo interesse per gli impianti sportivi, abbiamo interesse per organizzare nel paese eventi che portino turisti, abbiamo collaborando con le associazioni nell'organizzare ancora iniziative e conoscenza del comune. Cioè a mio avviso in qualche lettera qualcosa di sostanziale, cioè, ma vedete, se noi facciamo il confronto è questa la sostanza. Beh, comunque per quanto riguarda quella che è stata letta ultimamente, questa persona insomma, a parte il colore politico, perché io non guardo il colore politico, quando una persona fa per il paese c'è da mirare questa persona, perché per lo sport ha fatto e cerca di fare. Visto che il signore ci ha dato questa famosa lettera in arrivata, il piccione viaggiatore, caro Peppe, si è fermato sul cammino, sul cucuzzolo della nave, e qui c'è il programma, e anche questa mi pare tutelare il lavoro e le piccole e medie imprese locali, difendere la qualità dei nostri prodotti e l'entità delle aziende, difendere i cittadini dal loro discorso, cioè, discorso mi sembra un comunque, sì, però come il movimento come si fa a livello come nazionale e poi verrà diramato anche questo bisogna comuni, vedere no? Quanto la politica locale e sa farsi valere poi in ambito nazionale, perché però noi fino adesso, e non parlo di Montefiascone, certo, parlo della Tuscia in generale, tutti gli onorevoli che ci hanno rappresentato hanno fatto, e lo dico da Viterbese perché non è che sono stati delle grangime fino adesso quelli che ci hanno noi abbiamo avuto l'occasione una settimana fa di ospitare dal primo all'ultimo e senza fare color distinzione ci ha illustrato la flat tax, certo, un argomento molto più ampio, ma comunque ci sono delle cose concrete, dobbiamo puntare sulla tassazione anche a Montefiascone, sì, comunque qui ci sono delle cose concrete, vedendo insomma paragonando, sì, ci rendiamo conto concrete, però mentre più concrete a livello nazionale, mentre ripeto, questa poi è la politica che deve rapportarsi, Peppe, non so per fare queste cose a livello locale mi sembra penso che queste siano abbastanza no, sono attuabili, Peppe, Peppe, andiamo verso la conclusione. Rapidamente un'idea molto soggettiva, io credo che citando una frase di John Fitzgerald Kennedy che disse non domandarti quello che può fare il tuo paese per te,
domanda di quello che puoi what fare can you do paese. For your country yeah that's right. Tu sei molto più bravo in inglese, però rimane un concetto che se ogni cittadino, non parlo di Monte Gascone, votasse con una coscienza libera, con la mente sgombra da ogni fraintendimento, da ogni ipocrisia, da ogni dietrologia, quel voto sarebbe il più bel voto che potesse portare a qualsiasi sindaco. Ma noi tutti ci auguriamo di stare però, su questo filone, però coloro i quali sono arrabbiati o delusi con gli attuali, magari, no, competitor a sindaco, lo fanno perché magari qualcuno gli ha negato il posto al figlio, qualcuno sperava che dalle elezioni vincendo l'altro avrebbe potuto trarre un vantaggio per il figlio, perché questa, no, io se hanno fatto, se come dice lui, se hanno fatto una cosa del genere è grave. Va controllata, però ma per qualsiasi altro movimento fosse accaduto a dire, io vorrei essere, non so, ma non si può fare una statistica, questi vengono presi, vengono, ah, tizio, ah, caglio, ma nemmeno se è del tuo partito vengono chiusi e vengono buttati nel signori, siamo arrivati alla fine. Bene, da questo momento in poi fino alle 7 di domenica mattina ciascuno di noi e ciascuno degli ascoltatori avrà tempo per pensare e riflettere. Voglio soltanto ricordare, per chi si recherà a votare, di avere con sé, oltre il documento, la scheda elettorale o di rivolgersi al comune per qualsiasi difficoltà in tal senso. Si vota la lista del candidato e si possono dare due preferenze per la stessa lista. Di genere diverso. Non andate a cercare altre cose, perché la lista è nulla. Non fatevi infinocchiare. Se avete dei dubbi, c'è un presidente di seggio a vostra disposizione. Con questo vi saluto, ringrazio i nostri ospiti. Entriamo nel silenzio elettorale. Che vinca il migliore, e cominceremo a riparlare domenica sera, domenica notte inoltrata, lunedì mattina, e la prossima settimana ci ritroveremo qui per i commenti a posteriori, e con il sindaco Vincente, speriamo che venga, insomma, ecco. Tutti i gentilissimi spettatori da Monte Gascone TV, grazie e Peppe, come faceva, mi sono da Luciano Rolando.